Grazie della vostra presenza. Abbiamo ritenuto doveroso fare questa conferenza stampa per mettere chiarezza, perché c'è stato molto dire su questa vicenda molto incresciosa del ritardo dei pagamenti. A memoria storica, forse così dice qualcuno, c'è stato un ritardo soltanto un'altra volta nel pagamento degli stipendi, e risale all'amministrazione IARI, alla prima amministrazione, o meglio alla seconda amministrazione delle tre a guida del ragioniere sindaco Iaria. È chiaro che ribadiamo ancora una volta che non c'è alcuna responsabilità politica che se ne dica nel ritardo di questi pagamenti. Ci sono vari aspetti. Quello che in questo momento ha bloccato il pagamento degli stipendi è questo pignoramento, che ha una storia che nasce, che parte dal 1976 e poi è stato rispolverato con un nostro appello, dirà meglio l'avvocato, un nostro appello fatto nel 2006, dove, come si suol dire, nel cercare grazia si è trovata giustizia, nel senso che grazie a questo nostro appello il controappello di parte interessata ci ha visto soccombenti per una somma oggi quantificata a 413 mila euro. Veniamo un attimino a quella che è la storia di questo ritardato pagamento degli stipendi. Gli stipendi vanno in banca, quindi questo non perché abbiamo bisogno di giustificazione come parte politica, mediamente attorno al 20 del mese, per essere pagati nel 27, o quando c'è la domenica e il sabato nel mezzo vengono anticipati al 26 e anche al 25. Stavolta gli stipendi sono andati il 27, perché sapete tutti che noi abbiamo l'avvocato Serranò, che a scavalco sta sostituendo la dottoressa Sgallato, che ha avuto un incidente stradale, speriamo che presto riesca a ritornare come forza lavoro, e l'avvocato Serrano, che è stato interessato a un avviso di garanzia e non ha ritenuto opportuno da parte sua andare a ratificare gli stipendi senza che questi venissero fatti con le pezze giustificative necessarie per quanto riguarda ferie, malattie, permessi, eccetera. Quindi questi sono stati fatti in ritardo, e ritengo che con molta coscienza, con molta tranquillità, che non è un adempimento che deve fare la Giunta, il Sindaco o il Consiglio. La seconda cosa è che andavano fatte le reversali contestualmente, perché sapete che noi, le nostre casse, il pagamento diciamo, confluisce alla posta, e poi dalla posta devono essere fatte le reversali come tesoreria unica per andare alla banca. Questo è stato un altro adempimento che è stato fatto in ritardo, e non lo deve fare assolutamente né il sindaco nel momento in cui ci siamo accorti che ci sono queste problematiche. Parliamo del 3 mattina, abbiamo fatto una serie di verifiche e da questo è emerso qualcosa anche inquietante perché poi veicolano delle notizie che non sono quelle reali. Il comune non ha liquidità, il comune è messo, insomma, io vi invito perché non è in questo momento così, a attingere le notizie direttamente dalla fonte. Potete prenderlo come rimprovero, potete prenderlo come suggerimento, io vi faccio un invito, poi date il taglio che volete. Non c'è nessuno di voi che chiama direttamente il sindaco o che abbia le notizie di controparte. Fatevi veicolare le notizie, sicuramente non attingendo dalla fonte principale. Quindi io oggi ho visto un articolo, La verità del sindaco Meduri. La verità del sindaco Meduri. Meduri è il sindaco del comune di Melito, e a Meduri nessuno ha chiesto, non la sua verità, nessuno ha chiesto notizie, quindi non lo so.
Il precetto è fatto per 650.000 euro a fronte di una sentenza passata in giudicato a cui noi non faremo, diciamo, appello, non faremo resistenza al precetto perché andremo a gravare ancora di più, lo spiegherà l'avvocato Serrano, dalla sorte 413.000 euro a 650.000 euro. È chiaro che nel momento in cui questo precetto, che inizialmente sembrava non bloccare le somme, che, no, per il pagamento degli stipendi, perché noi abbiamo due o tre cose che vanno dette, siamo in anticipazione costante di cassa, abbiamo l'impignorabilità degli stipendi e abbiamo la tesoreria unica, quindi la banca vede anche i soldi che ci sono alla posta. Quindi per noi, con molta serenità, e mi ero assunto l'onere quando c'è stata l'assemblea dei dipendenti, e qua un altro spaccato, un altro inciso, è un'assemblea che noi, avete scritto che il sindaco Meduri non ha gradito la presenza della stampa, dobbiamo essere rispettosi e dobbiamo rispettare quelle che, di noi stessi, del lavoro che facciamo, del lavoro che fate, ma le regole valgono per tutti, nessuno deve un attimino prevaricare o non rispettare le regole. Nell'assemblea pubblica non è prevista, nell'assemblea dei dipendenti non è prevista la presenza della stampa, non c'entravo nulla in quell'assemblea, sono stato chiamato da chi ha organizzato l'assemblea, dal dipendente comunale, dal vigile Nucera, dal vigile Massimo Mandica, per dare qualche chiarimento, e ho partecipato. Da lì a venire accusato che non voglio la stampa, che la stampa non era presente, eccetera, passa acqua sotto il ponte. Ci sono abituato ormai, perché avete sempre qualcosa da rimproverare al sindaco Meduri, anche quando non c'entra nulla. Quindi vi invito cortesemente a farvi regolare le notizie per come stanno. In quella dovete avere la bontà di scrivere che in quell'assemblea la stampa non doveva esserci, non poteva esserci, ma c'è stata. E sicuramente non l'ha impedito il sindaco Meduri, né la... io non voglio fare polemica, però cortesemente vi invito a un maggiore rispetto, cosa che non c'è. Per quanto riguarda adesso, la situazione ad oggi è che è stata fatta una reversa. Ieri abbiamo fatto una delibera dove abbiamo autorizzato il responsabile, l'avvocato Serrano, il responsabile del settore, ad incassare con urgenza le somme in via provvisoria, anche senza la pezza giustificata, nel senso che, ci spieghiamo meglio per i non addetti al lavoro, noi la posta non ci dà il versamento in questo momento del bollettino che viene pagato. Noi abbiamo il totale delle somme pagate, abbiamo fatto la reversale alla banca, da qua a 3-4 giorni lavorativi gli stipendi verranno pagati. Questo è quanto. E voglio sottolineare una cosa non di poca importanza, anche verranno pagati gli stipendi e il resto anche di fronte a un atto di precetto che ci va a bloccare una liquidità di cassa di 650.000 euro, cosa non di poco conto. Stiamo parlando di un qualcosa che parte dal lontano 1976 e viene rispolverata nel 2006. Io faccio mie tutte le mancanze, perché è giusto che sia il sindaco che avoca a sé le responsabilità di tutti i dipendenti, non solo del dirigente. È chiaro che quando una cosa non va, la responsabilità va al capo dell'amministrazione, che è il sindaco. Però ritengo che, da parte mia, chiedo anche, faccio le dovute scuse ai dipendenti che magari, come scrive la stampa, ma non c'è bisogno che lo scriva la stampa perché lo sappiamo tutti, oggi in ogni famiglia quasi ci sono difficoltà economiche, c'è il mutuo, c'è la rata, c'è la luce, c'è la spazzatura, c'è il quotidiano vivere di cui bisogna avere il cash per andare avanti. Abbiamo tutte difficoltà e spero e sicuramente non ci saranno più queste problematiche, perché abbiamo anche obbligato, tra virgolette, perché se prendete, e vi invito a prenderlo, il regolamento, il rapporto che regola
il dare avere tra noi e la tesoreria è ben chiaro, gli stipendi vanno pagati entro 3 giorni, 2/3 giorni, e le reversali devono essere fatte ogni 15 giorni. Se questo non è stato fatto, magari, non lo so, forse qual è la responsabilità e dov'è la mancanza del sindaco, dell'assessore e del consigliere? Prendiamo atto anche con rammarico che in quest'Aula e in quell'Assemblea sono state anche dette delle cose non belle. Ognuno si deve assumere la responsabilità di quello che dice, ma soprattutto di quello che fa e che deve fare. Io ho sempre detto dare per avere, e chi ha un posto di lavoro oggi lo deve saper anche mantenere, e deve essere responsabilità di quello che fa per quello che è pagato. Io non ho altro da aggiungere, poi aspetterò, se ci sono, e mi auguro di sì, le vostre domande. Vi prego di attenervi a quello che è l'oggetto della nostra conferenza stampa, limitato al ritardato pagamento, di non cercare magari di portarci in altri terreni e di scivolare in sterili polemiche o quant'altro. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, ai presenti, a tutti gli operatori di stampa e dell'informazione. Non vi è dubbio che in una conferenza stampa, oltre a cercare di sviscerare quelle che sono le problematiche che ci hanno portato oggi a dover parlare di una problematica che riguarda un po' tutti, bisogna cercare anche di fornire degli elementi che possono portare a fornire successivamente una corretta informazione. Io, prima di iniziare un po' l'excursus di quello che è accaduto, voglio ringraziare, ma di vero cuore, tutti gli assessori e i colleghi di maggioranza che, anche se alcuni di loro non sono fisicamente presenti, lo sono stato in tutti questi giorni, perché l'amministrazione non sfugge dai problemi, l'amministrazione è un'amministrazione che quotidianamente cerca di impegnarsi. Così come un plauso straordinario vorrei fare ai nostri dipendenti. Lo voglio dire a chiare note, perché in questi giorni sono riuscito a interfacciarmi con molti di loro, e quando ci sono le difficoltà realmente si capisce ed emerge la vera dimensione umana di ognuno. Quindi qui non è che occorre fare retorica, ma siamo tutti a conoscenza delle situazioni in cui versiamo, perché tutti viviamo di lavoro onesto e dignitoso, e sappiamo bene cosa vuol dire per le famiglie, soprattutto quelle famiglie monoreddito, restare 2 mesi senza percepire le spettanze retributive. Pertanto, sotto questo profilo, va dato un merito, un elogio per la dignità e la pazienza dimostrata da tutti i nostri dipendenti comunali nel tentativo di fronteggiare questa situazione. Io ora voglio un pochettino entrare nel merito della storia di questo benedetto pignoramento che oggi ci ha fatto convocare appunto questa odierna conferenza stampa. Diciamo brevemente che vi è stato un atto di citazione che trae origine nel 1989, dove il ricorrente, tale Tropea Victor Hugo, evocava in giudizio, io chiaramente poi cercherò di sintetizzare, questi documenti che io ho possono essere subito nelle vostre disponibilità, così eviteremo di fare un prologo che poi è un po' sterile. Quindi io faccio una sintesi di ciò che è stato e poi avremo modo un pochettino di, nel corso della conferenza stampa, di fornire ulteriori elementi e dettagli. Cosa accade? Che nel 1989 il signor Victor Hugo evocava quindi in comune di Merito Portosalvo, attraverso un atto di citazione, per un importo di 1,5 miliardi delle vecchie lire. Cosa accade da un punto di vista processuale? Intanto sappiamo che le parti interessate di questa occupazione da parte del Comune, queste 2 porzioni di terra, sono avvenute in 2 distinti momenti, una nel 1976 e una nel 1987. Una riguarda 421 metri quadri e l'altra riguarda 1900 metri quadri. Quindi la totale superficie che è stata espropriata a questo signor Hugo è di circa 2500 metri quadri. Cosa accade processualmente? Che arriviamo nel 2006 ad avere una prima sentenza. Una prima sentenza nella quale il Comune viene condannato a pagare la somma di 193.000 euro. Successivamente, in corso del grado di appello, abbiamo un'ulteriore sentenza dove rimodulava e rideterminava la somma e la sorte capitale iniziale,
addivenendo a una sorte complessiva di 565.000 euro. Qui un attimo di approfondimento va fatto. Perché va fatto? Perché sulla scorta delle risultanze processuali emerge chiaramente come il CTU dell'epoca, che cosa ha fatto? Non ha distinto le due porzioni di terra, dove entrambe erano sottoposte a vincolo di inedificabilità, che lui stesso diceva nella relazione, ma invece di fare una valutazione e quindi una quantificazione del danno sulla destinazione d'uso, si è spinto oltre e ha fatto un criterio, un ragionamento di tipo generico, dicendo che sebbene questa porzione di terra è sottoposta a 200 metri dalla battigia e quindi è sottoposta a zona di vincolo di inedificabilità, visto che si tratta di una zona di pregio, ha fatto una quantificazione come se fossero realmente edificabili. Cosa accade nel processo di appello? Che la Corte di Appello non entra nel merito di questa valutazione del tecnico, ma la evoca completamente a sé e la prende per buona, così sic et simpliciter, senza muovere osservazione alcuna. È chiaro che accade che cosa? Che l'amministrazione impugna in Cassazione questa sentenza d'appello, perché siamo convinti dagli elementi emersi, che cosa siamo convinti? Che il danno in sede di Cassazione sarà nuovamente rideterminato. Quindi può darsi anche, questo è un aspetto che dovete cogliere, che oggi il Comune paga tutta la sorte capitale detratta dall'acconto che non è stato detratto dalla sentenza della Corte d'Appello, ma che viene detratto dall'avvocato ricorrente in sede di atto di precetto, perché munito di una sentenza con formula esecutiva per 565.000 euro si accorge effettivamente che già 193 erano stati pagati, quindi lo scorpora questi 193 e ci manda un precetto, un pignoramento per la restante parte. Cosa accade? Che noi questa parte la impugniamo in Cassazione per i motivi che vi ho detto in premessa, perché sulla scorta di ciò che dice il CTU paga a livello di edificabile un terreno che invece era sottoposto a vincolo di inedificabilità. Questa amministrazione, sì, che poi qua c'è sia la sentenza del grado di appello, se poi volete, sia il ricorso che abbiamo fatto in Cassazione, così emerge chiaramente, senza stare un po', perché altrimenti la faremmo lunga. Quindi che cosa accade a questo punto? Accade tecnicamente questo, che noi abbiamo una sentenza verso la quale in grado di appello ci siamo opposti, ma ci siamo opposti sia nel merito e sia per la quantificazione. L'avvocato, nelle more di questo ricorso in Cassazione, che cosa fa? Giustamente scorpora le 193.000 euro e ci fa l'atto di precetto e il pignoramento per la restante parte residuale, che sono circa 413.000 euro. È chiaro che a quel punto, perché molti all'esterno dicono perché di fronte a un pignoramento il Comune è stato inoperoso quasi tecnicamente, non è così, perché la sentenza è un titolo esecutivo, viene notificato il precetto e viene notificato il pignoramento. Su quella sentenza c'era poco da fare quando è stata rimodulata dall'avvocato nel precetto e nell'atto di pignoramento, e abbiamo però contestato per tenerla in piedi in Cassazione. Perché tecnicamente siamo convinti che cosa? Che oggi il Comune sulla scorta di una sentenza va a pagare la restante somma residuale di 413.000 euro. Ma sappiamo anche e siamo quasi convinti che in Cassazione, dove la Cassazione sicuramente non andrà nel merito ma rinvierà a un esame di legittimità la competente Corte d'Appello di Messina o di Catanzaro, rideterminerà il danno. E se è vero che rideterminerà il danno sulla scorta del fatto che era un terreno sottoposto a vincolo e non edificabile, può darsi che invece di 413.000 euro il danno reale era di 200, e quindi può darsi che oggi il Comune paga e fra due anni, a seguito della sentenza, avremo la restituzione di ciò che era superfluo. Questa era la risultanza processuale di ciò che è stato. Quindi oggi, per quello che ha detto il Sindaco, noi metteremo nelle disponibilità anche l'intera somma del pignoramento, che sarà regolarmente pagata. Per quanto riguarda il ricorso in Cassazione, è stato l'amministrazione Meduri proprio. Perché ha fatto il ricorso in Cassazione? Perché ha capito che qualcosa nel giudizio di appello, e soprattutto dalle risultanze della CTU, non era lineare. Perché io non posso quantificare un terreno come agricolo quando invece non è un terreno edificabile quando invece è agricolo. Quindi chiaramente avremo dei margini. Oggi però la situazione data è questa. Lasciamo spazio per domande senza andare. Vi chiedo scusa un attimo, una precisazione. È chiaro che noi di fronte alla sentenza abbiamo anche valutato, non abbiamo
così trascurato, scattato l'idea di poter anche andare a tentare una transazione e, cercando anche di limitare, diciamo, la somma dai 413.000 euro a X o Y che sia, però nel confronto con il nostro avvocato, il legale nostro del comune, guardando bene anche le carte, ci siamo fatti una convinzione. La convinzione è quella che intanto la sentenza non tiene conto della somma che già la ditta, che ha fatto la ditta interessata, ha già percepito. Quindi la sentenza in ogni caso in Cassazione verrà rivista. La CTU che dice che richiamava praticamente di cui fa parte il terreno occupato ha una destinazione agricola con vincolo di inedificabilità, poi alla fine a 200 metri lo valuto invece come edificabile tenendo conto delle non possibilità legali ed effettive di occupazione. Quindi ci sono vari margini, per cui intanto in questo momento noi diciamo abbiamo una serie di elementi che ci confortano un esito positivo della causa in Cassazione. Quindi andare a fare una transazione, magari creare un danno, anche un danno al comune, non si è ritenuto opportuno. Non è chiaramente che abbiamo accettato a cuor leggero l'idea di dover parcheggiare una somma con l'atto di precetto di 650.000 euro o giù di lì 413, 650, qual è la somma che il giudice assegnerà probabilmente nell'atto di precetto. Avremmo pure potuto tentare la strada di non trasferire con i soldi dalla posta alla banca con la reversale. Questo significava andare a ritardare ancora di più il pagamento degli stipendi e farlo traslare oltre la data del 5 giugno. Questa è la data in cui è stata fissata l'udienza per l'eventuale assegnazione delle somme dal giudice alla parte. Questo è quanto. Oggi credo che non c'è altro.